Non chiamatela più GKN, oggi è QF, è un'altra cosa e un'altra storia e stiamo rispettando il cronoprogramma fissato nell'accordo al Ministero dello Sviluppo Economico. Francesco Borgomeo, l'imprenditore specializzato nelle riconversioni industriali, in un'intervista al Corriere Fiorentino ha fornito rassicurazioni sul futuro degli oltre 400 dipendenti dello stabilimento di Campi Bisenzio. A fine marzo, ha precisato, avremo il disegno completo e i soggetti che parteciperanno alla riconversione industriale cui abbiamo pensato, cioè quella per la produzione di macchinari. Le manifestazioni di interesse ci sono, ha ribadito l'imprenditore, i colloqui vanno avanti, sono fiducioso. Potremo comunicare a fine marzo la new co per lo stabilimento di Campi e il piano industriale definito. Borgomeo non ha smentito neppure la possibilità di un intervento diretto dello Stato tramite alcune quote di Invitalia. Si tratta di un'ipotesi sul tavolo, ha affermato. La parte principale, ha detto, sarà la produzione di macchinari per l'industria farmaceutica, settore che sta andando molto bene assieme ad altre linee e produzioni. Borgomeo, insomma, non nutre alcun dubbio sulla buona riuscita della riconversione, anche se restano punti interrogativi soprattutto per la cassa integrazione per transizione industriale. Non vediamo ancora arrivare il decreto del governo, ha concluso l'imprenditore. Al momento abbiamo soltanto poche settimane di cassa integrazione ordinaria. I lavoratori nel frattempo restano con il fiato sospeso e si preparano alla manifestazione nazionale in programma a Firenze sabato 26 marzo. L'avvertenza GKN è tutt'altro che finita, hanno scritto sui social. La fabbrica è ferma e noi in cassa integrazione.